Stanchi dell'effetto yo-yo di tutte le diete? Si perde peso e poi lo si riprende con gli interessi. In pochi giorni e dopo tante rinunce, inutili. Ma allora come liberarsi di questo grasso? Non è solo questione di centimetri, ma anche di tossine. Ma cosa c'entrano le tossine con il mio peso? Secondo numerosi studi scientifici, le tossine fanno ingrassare perché impediscono al corpo di accendere il metabolismo. Ci sono due cause. 1. Intossicazione. Le tossine infiammano internamente. 2. Acidificazione, cioè il pH troppo acido dei tessuti interni. Il metabolismo non brucia più i grassi e non si perde peso. E il grasso chiama altro grasso. Troppe tossine e scorie bloccano i sistemi di depurazione fisiologici. Per neutralizzare i danni delle tossine, il corpo le nasconde nell'adipe. Ma queste tossine e scorie acide da dove vengono? Le tossine e le scorie acide sono causate da cibi industriali, cattiva alimentazione, farmaci, alcol, fumo e stress. Simona, mi viene paura, cosa dobbiamo fare? Con la paura non si dimagrisce, con le giuste strategie, sì. Ecco il segreto per dimagrire. Ogni giorno, sempre più, trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Il corpo deve liberarsi prima delle tossine, poi del grasso. Ma è la cosa più difficile del mondo. Non è difficile e la soluzione è il cibo alcalino. Il cibo alcalino neutralizza l'acidità di tossine e scorie, così il corpo si depura. Qual è l'alimento più alcalinizzante di tutti? È il limone. Ma se è così acido? Il limone ha un sapore acido, ma un effetto alcalino. È il re dei cibi alcalini. Inizia la giornata con un bicchiere di acqua e mezzo limone spremuto. Io ho letto che corrode lo smalto dei denti. Ma lo bevi, mica lo tieni in bocca, e poi è diluito. A ogni pasto aggiungi succo di limone ai tuoi piatti, frutta, verdura, sulle proteine, eccetera. Ma non è tutto, ci sono altri due vantaggi per dimagrire col limone. Il limone contiene un elemento potente, la fibra di pectina, che 1. Rallenta l'assorbimento degli zuccheri già nello stomaco, 2. Ferma gli attacchi di fame nervosa. Meno cibo uguale meno calorie. Chi vuole dimagrire deve avere sempre il limone in tavola. Ovviamente non trattato chimicamente, meglio ancora se biologico. Non è fantastico tutto questo? Se ti piace l'argomento, guarda la playlist Acqua e Limone sul mio canale. Sotto, in descrizione, trovi il link ai miei libri ed ebook per dimagrire e stare in forma sempre. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, condividi e grazie per aver guardato questo video.